Salve a tutti amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video in cui vi presento la decklist del custode di tombe, perché non avevano niente di meglio da fare che custodire le tombe, ma ok, i problemi loro. Ok, cosa squallida. Aggiornato ottobre 2014, anche se a breve arriva novembre, però ok, mi andava di farlo ottobre, non ditemi perché, forse Halloween. Vabbè, nulla. Cominciamo con l'analisi del mazzo. Abbiamo due mani di fuoco e due mani di ghiaccio. Due mani di ghiaccio, perché gioco loro? Perché sono cacacazzo. Il deck custode di tombe è un deck cacacazzo, quindi dovevo creare un deck che nel suo complesso sia un cacacazzo, quindi li ho aggiunti, quindi è tutto un cacacazzo. Poi tre spie, tre comandanti. È inutile che vi dico che con questi vi aggiungete le necrovalli, però alla fine ho detto vabbè, lasciamo stare. Tre recruiter, due discendenti, un nobleman e un assailant per i mostri. Per le magie abbiamo 3 necrovalley, 3 necrovalli, se ne giocate 2 andate direttamente nella bara senza fare i custodi, 3 pod, 2 gravekeeper steel, un book, un raijeki e un royal tribute. Per le trappole abbiamo un bottomless, 2 skill, un compulsory, 2 prison, la nuova trappola dei custodi di tombe che ho voluto giocare a due, nel side ne vedete la terza, però diciamo che mi sono trovato meglio a due, non voglio sparare l'eresia, però io lo gioco a due, però potete giocare a 41, mettete la terza e niente. Poi un Solemn Warning e ovviamente tre Vanity perché sono anche loro cagacazzo. Se vedete nel side tipo l'eretico e lo sciamano perché ero indeciso se giocarli, però alla fine li ho messi di side, diciamo ci stanno bene. Per l'extra, continuando, quindi abbiamo due Abyss Dweller, un Caster, un Direwolf, la Nerd, il tizio dal nome impronunciabile, il Gaga Cowboy, Maestrock 101, numero 50, 66, Roach, e per rango 3 abbiamo Alucard 49 e Devir. Vabbè ragazzi, questo era tutto oggi da questo video. Vi confermo l'apertura della Legendary Collection nuova sul canale che appena arriverà a casa aprirò con voi come già annunciato sulla pagina Facebook. Niente, ho fatto la solita scaletta dei video che vedremo di eseguire il prima possibile appena ho tempo. E niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.